Buongiorno e benvenuti. Allora, io sono Emanuele Scafato dell'Istituto Superiore di Sanità. Come potete vedere, dirigo qui l'Istituto, un centro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la ricerca sull'alcol, e chiaramente mi occupo di prevenzione e di promozione della salute insieme ai miei collaboratori, ricercatori che fanno parte anche dell'Osservatorio Nazionale Alcol del Centro Nazionale di Prevenzione e Droghe. Da un punto di vista scientifico sono stato per 25 anni presidente della Società della Narcologia e attualmente vicepresidente della federazione di tutte le società scientifiche sulle dipendenze in Europa. Quello di cui parliamo oggi nell'ambito delle scienze senza frontiere è uno dei fattori di rischio che è trasversale, cioè è uguale in tutto il mondo, è molto democratico. Non è uno di quei fattori di rischio che uno si deve andare a ricercare come fattori diversi o particolari o complicati da capire. L'alcol è una sostanza che è diffusa in tutto il mondo, di facile disponibilità e soprattutto che entra nelle diverse culture in maniera abbastanza, diciamo, diversa per modalità di consumo, ma uguale per effetti, perché l'alcol è una sostanza tossica. Vi ho chiesto quando siete arrivati da che nazione derivate, diciamo, qual è la vostra nazione, diciamo, di nascita, perché l'Africa non è tutta quanto uguale. In funzione di diverse culture, in funzione di diverse, diciamo, religioni, ci sono delle situazioni in cui abbiamo un'elevata prevalenza di persone che non bevono per motivi culturali e religiosi, e invece nazioni in cui in effetti questo non funziona così, e proprio lì dove non ci sono queste ragioni culturali e sociali, queste norme sociali, c'è invece un'elevatissima frequenza di gente che ha problemi con l'alcol. Quando andiamo a vedere la situazione, diciamo, dell'alcol nell'ambito di quello che può essere considerato i fattori di rischio, noi sappiamo che i fattori di rischio più importanti sono quelli legati ai nostri comportamenti. Qui non c'è nessuno che obbliga qualcuno, oppure non è un fattore che viene dall'esterno come una malattia infettiva, è qualcosa che, di cui siamo responsabili noi. Quindi sta a noi fumare o non fumare, bere o non bere, diventare dipendenti dai telefonini o da internet, come succede molto spesso nelle società occidentali, ma devo dire che comincia a espandersi un po' in tutto il mondo. E chiaramente noi parliamo di fattori di rischio come quei fattori che mettono in pericolo la salute, e determinanti di salute invece quelli che cercano di proteggerci. Può essere la protezione anche il gruppo sociale, cioè se uno si trova in un gruppo sociale in cui il fattore di rischio non rappresenta la regola, ma anzi è esattamente l'opposto, come succede ad esempio in gruppi in cui ad esempio la religione musulmana ti dice che non devi bere acqua. Allora, quello può essere un fattore di protezione, ma per quel fattore di rischio. Come ci si muove da un contesto culturale a un altro, e voi venite da un contesto particolare come il vostro e arrivate nell'Europa, che è il posto del mondo dove si beve di più in assoluto. Cioè noi praticamente abbiamo una media di consumo di alcol che è il doppio rispetto alla media mondiale. Per cui chiaramente vi sarà molto più facile venire a contatto con un fattore di rischio che è sicuramente legato alle convenzioni, sicuramente legato al fatto di stare insieme, alla socializzazione, come diciamo noi, stare insieme e consumare delle bevande alcoliche. Ma vedremo che esistono diversi modi di consumare. E quando noi partiamo con un gruppo che non conosciamo, di solito chiediamo le cose più banali: fai sport, fumi, bevi, proprio per cercare di capire. Io sono un gastroenterologo, mi interesso delle malattie dell'apparato digerente e in particolare delle malattie del fegato, che è l'organo bersaglio dell'alcol. Qui faccio l'epidemiologo, mi interesso di tutte le patologie a livello di popolazione, però per 20 anni ho visto persone, ho curato persone e i danni che ha fatto l'alcol. E quando andiamo a pensare alla prevenzione, la prevenzione è qualcosa che incrementa la vostra consapevolezza, cioè praticamente più sapete meno rischiate, perché magari uno
agisce, si comporta in una maniera semplicemente perché non sa quali sono gli effetti di quel comportamento. E guardate, soprattutto la conoscenza, quindi la conoscere per non rischiare, incrementa la vostra probabilità di non andare incontro a dei rischi che non conoscete e diminuisce le disuguaglianze di salute. Guardate, questa vignetta è molto emblematica del fatto che magari chi è più ricco ha più conoscenza ma anche più possibilità di curarsi e quindi è più protetto rispetto invece a chi invece non ha tutti questi soldi, non ha accesso neanche alla conoscenza, per cui non può agire neanche lui come risorsa per se stesso. Magari si fa qualcosa perché lo fanno gli altri, perché l'ho visto fare ai miei genitori, ai miei nonni, nella mia famiglia, nel mio gruppo di appartenenza, per cui anche nascere in un gruppo di appartenenza può fare la differenza. Allora noi siamo qui proprio per cercare di rendere questa conoscenza uno strumento per voi e per chi chiaramente attraverso voi può riuscire magari a capire che determinati comportamenti possono essere controllati e soprattutto alcuni proprio da evitare. La persona più conosce più è in grado di essere risorsa della propria salute, quindi siete voi la vostra risorsa. Qui in Europa, così come nel mondo, si parla di empowerment, si parla di mettere al centro la persona delle nostre attenzioni per fare in maniera tale che quella persona possa essere responsabile del suo stato di salute, perché non esisterà nessuna legge che li protegge 24 ore su 24 per quanto riguarda lo stato di salute. E voi siete la migliore risorsa per cercare di migliorare e controllare il vostro stato di salute attraverso i vostri comportamenti. È ovvio che vi trovate in una situazione nella, diciamo, europea in cui i fattori di rischio fondamentali sono i fattori di rischio del mondo occidentale, quindi abbiamo meno malattie infettive che sono invece molto frequenti diciamo in Africa, meno ad esempio problemi alimentari legati alle tossinfezioni oppure a qualsiasi altra patologia, ma qui trovate molta obesità, sovrappeso. Io sono in sovrappeso e non riesco, voglio dire, a diminuire semplicemente perché il mio regime standard di alimentazione per anni ha agito in una certa maniera e io non mi rendo conto che invecchiando mi cambia il metabolismo e devo fare qualcosa di diverso, per cui anche quello che io conosco è soggetto ad aggiornamenti, cioè devo essere consapevole del fatto che mi devo muovere di più, devo essere consapevole del fatto che devo mangiare in maniera diversa. E lo stesso per gli altri fattori di rischio, chiaramente la frutta o un hamburger fanno la differenza, questi sono i principali fattori di rischio delle malattie croniche, quindi che si attuano nel tempo. In Italia nel 2002, guardate, tabacco è al primo posto, ipertensione e sovrappeso vanno di solito di pari passo perché chi è sovrappeso ha anche la pressione più alta. Ma perché c'è la pressione più alta? Perché ha mangiato troppo, perché quindi va incontro a una specie di circolo vizioso per cui se io mangio troppo e aumento di peso ovviamente avrò l'ipertensione, ma se ho l'ipertensione ho anche il rischio cardiovascolare e se fumo peggioro ancora e se bevo anche peggio. Insomma, parliamo di stili di vita salutari, che sono quelli che noi dovremmo seguire per vivere non solo di più, ma meglio. Perché se io aumento il numero di anni e non ci metto la vita sana, i miei ultimi anni saranno degli anni vissuti in sofferenza. E questo non lo dobbiamo evitare. L'OMS dice che non è necessario aggiungere vita agli anni. Voi venite da paesi in cui la speranza di vita media è molto più bassa rispetto a quella italiana, noi siamo tra i più longevi, tra i più anziani del mondo, però gli ultimi anni non li viviamo bene, gli ultimi 10 anni, soprattutto le donne, lo vivono soprattutto in condizioni di sofferenza per le malattie croniche, cioè quelle che hanno avuto modo di svilupparsi proprio perché cronicamente per tanto tempo ho avuto un comportamento che mi ha portato all'insorgenza di queste malattie. Noi tutto questo lo possiamo evitare vivendo bene oggi, in maniera salutare oggi. Quindi sono le nostre scelte a influenzare il nostro futuro. Io dico sempre anche ai ragazzi nelle scuole, tutto quello che facciamo oggi noi ce lo ritroviamo nel futuro, per cui se si vuole essere sani nel futuro bisogna essere diciamo consapevoli che bisogna fare qualcosa adesso, non quando siamo invece più anziani e abbiamo già delle malattie croniche.
L'alcol agisce su tantissimi organi. Io non vi spiegherò nel dettaglio quali e quanti sono gli organi che vi possono far male. Ce ne sono alcuni che sono intuitivi. Se io bevo l'alcol, siccome l'alcol è una sostanza tossica, ed è una sostanza, se voi usate l'alcol per disinfettare le ferite, l'alcol brucia. Se voi usate l'alcol per sciogliere una macchia di grasso su qualche cosa, il grasso si scioglie. Perché non dovrebbe farlo anche nel nostro organismo? Allora è chiaro che noi quando beviamo bevande alcoliche, beviamo delle bevande che contengono una certa quantità di alcol. Se siamo in grado di metabolizzare, quindi di distruggere, perché ne abbiamo bisogno di distruggere, l'alcol è tutto ok. Ma se non siamo capaci, perché abbiamo qualche problema, oppure non siamo pronti a metabolizzare l'alcol, l'alcol circola così com'è nel sangue. E allora scioglie i grassi e allo stesso tempo intossica. Vi mostrerò alcune cose. Questo è un comportamento francamente patologico, lo riscontrate subito. Una macchina che va contro senso è una persona che si trova sotto l'influenza di alcol o di droghe nella maggior parte dei casi. Mentre le patologie, diciamo quelle che sono comportamenti patologici che uno dice ma forse sto mangiando troppo, forse sto fumando troppo, me ne rendo conto, in questi casi qui la razionalità non c'è. Questa è una persona che ha assunto delle sostanze che hanno completamente staccato il cervello e il cervello non è in grado di percepire il rischio. E quindi è un comportamento patologico che tutti riconoscono e che sanno perfettamente come contrastare, evitando di andare a battere corpo, ovviamente, chiamando la polizia. I rischi combinati sono tanti. Noi diciamo piove sul bagnato, perché quando ci sono più fattori che si innescano sull'organismo, il danno non è soltanto uno sommato all'altro, ma si moltiplica e diventa molto più grande. Alcol e fumo di solito vanno assieme, molto spesso, soprattutto nelle situazioni di mercato come quelle nostre occidentali ricche, si accompagnano anche alle droghe illegali, tipo la cannabis, che è molto frequente, soprattutto tra i giovani, ma che è illegale, ovviamente. L'alcol non è soltanto una sostanza tossica, è una sostanza psicoattiva o psicotropa, significa che agisce sulla psiche, cioè sul cervello. Perché noi beviamo? Perché noi fumiamo? Perché ci piace, perché provoca piacere. E più proviamo piacere, e più lo vogliamo riprovare, e quindi lo rifacciamo. E si innesca un meccanismo, un circolo virtuoso, per cui se io bevo, se io fumo, perché voglio provare quel piacere, lo rifaccio. E questo è il cervello, si chiama meccanismo di gratificazione o rewarding. C'è la liberazione di sostanze all'interno del cervello che ci provocano il piacere. Allora se io bevo semplicemente perché magari voglio accompagnare qualche cosa mentre mangio, come stare insieme agli altri, perché? Ma se invece bevo perché voglio provare quel piacere, purtroppo il discorso mentale è diverso. Anche perché per un fenomeno stranissimo che si chiama tolleranza, l'organismo per ritrovare quel piacere rispetto all'alcol ha bisogno di una quantità doppia, e così un bicchiere diventa 2 diventa 4, 4 diventa 8, si entra nella spirale della dipendenza. Guardate, questo meccanismo riguarda tutte le dipendenze. Vi potrei parlare delle droghe, dell'alimentazione, quindi della bulimia, di chi si ha praticamente sfonda di cibi di qualsiasi tipo. Però il problema è questo, è il piacere, per cui se noi vogliamo contrastare il rischio della dipendenza dobbiamo cercare di controllare, di mantenere controllato anche la nostra sensazione di piacere o presunto tale. Questo è il mondo occidentale, questo è l'alcol, non è qualcosa di astratto, non sto parlando di qualcosa di estremamente concreto che sta in bottiglie, che sta in lattine, che sta in, voglio dire, nei contesti nostri dappertutto. Lo trovate nel supermarket, come lo potete trovare a casa, come lo potrete trovare nel bar, nei pub e quant'altro. È libero, è legale, è a disposizione di tutti. Per cui ci sono delle leggi che, consapevoli del fatto che questa è una sostanza rischiosa, regolano la vendita e la somministrazione, soprattutto per quanto riguarda l'età minima legale. In Italia è vietata la vendita e somministrazione al di sotto dei 18 anni. In America ci sono degli stati che dicono 21,
Se voi girerete, dall'Italia vi muoverete, andrete in altre nazioni, le leggi sono ancora più diverse e anche più severe rispetto a quelle italiane. Per cui quello che vi dico io riguarda bene o male un contesto che è quello nostro, l'italiano, per cui se voi vi trovate a girare per Roma dovete sapere che esistono delle regole, perché magari nelle vostre nazioni è consentito comportarsi in una certa maniera, qui invece no, ci sono altre regole che regolano la sicurezza della persona, perché un ubriaco è sempre un problema per la sicurezza degli altri, sia che si metta alla guida, sia che vada in giro con una bottiglia di vetro, chiaramente può essere un problema per gli altri. E guardate, esistono delle, diciamo, delle conoscenze che noi bene o male cerchiamo attraverso questo tipo di informazioni di diciamo agevolare. Questo lo facciamo soprattutto con i ragazzi perché sono più inesperti, ma molto spesso anche gli adulti non sanno le cose fondamentali, non sanno che l'alcol ad esempio è la prima causa di morte dei giovani in tutto il mondo a causa degli incidenti stradali, perché bevono, si mettono alla guida, che può essere una bicicletta, un motorino o una macchina, non cambia niente perché perdono il coordinamento, perdono i riflessi e chiaramente possono provocare danni a se stessi ma anche agli altri. L'alcol è la prima sostanza socialmente più dannosa rispetto a tutte le droghe possibili esistenti. Perché socialmente? Perché è disponibile, perché è stata dappertutto. Quindi è chiaro che è più probabile che rispetto ad un'errata interpretazione del bere, io posso avere al di là dei danni, delle lesioni delle persone, degli organi, perché l'alcol fa male, perché l'alcol provoca il cancro e provoca circa 220 malattie, a seconda delle quantità consumate, ci possono essere problemi familiari. Quante volte sentiamo magari che in famiglia c'è un componente, ad esempio il padre, che è un alcol dipendente, si dice anche alcolista in Italia, e praticamente sotto gli effetti dell'alcol si rende violento nei confronti dei figli o della moglie, questo succede in tutto il mondo, non vi devo spiegare nulla. Torna a casa quando torna e può essere appunto responsabile della perdita del lavoro, perché il giorno dopo non si presenta a lavorare, quindi è una perdita per la società, ma è una perdita anche di sicurezza per la famiglia. Oppure separazioni, maltrattamenti ai minori e vari altri, diciamo, effetti che non sono del tutto insoliti da riscontrare anche in Africa. Questo è l'ultimo report che abbiamo fatto per quanto riguarda la regione Afro con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e come potete vedere questi sono i confronti tra l'Unione Europea e l'Africa. Voi vi muovete da una situazione in cui il bere per ubriacarsi si verifica in circa il 5% delle persone, vi trovate in una situazione in cui questo fenomeno è 6 volte più grande. Quindi avrete molta più probabilità di trovarvi in un contesto o con persone che possono avere una maggiore propensione, una maggiore tendenza ad ubriacarsi. E quando questi dati li confrontiamo con la mortalità, mentre voi in Africa avete il 2% di mortalità, in Europa abbiamo il 13% di mortalità, che significa che una volta inseriti in un contesto come quello occidentale, il rischio di mortalità correlata legata all'alcol è molto più alto rispetto all'Africa. E quando parliamo di alcoldipendenza, quindi essere proprio alcolisti e avere necessità di un trattamento da parte di un medico, potete vedere che qui il 6% della popolazione maschile soprattutto è alcoldipendente contro un 12,6% a livello europeo. C'è un piccolo problema: questo 5-8% in Africa viene poco o per nulla trattato, perché il sistema di cura dell'alcoldipendenza in Africa, e questo è scritto nel report, è veramente molto molto difficile da riscontrare. Mentre noi qui abbiamo 485 servizi del Servizio Sanitario Nazionale, che è universale in Italia, e siamo fieri e orgogliosi di avere un servizio sanitario universale che dà il trattamento a queste persone, in altre parti del mondo, come nella vostra, anche a bassa frequenza di numero di alcoldipendenti, purtroppo la possibilità di avere accesso ad un trattamento è difficile. E infatti questo è l'ultimo piano d'azione che è stato lanciato nel Malawi, praticamente proprio ad agosto del 2017, e che ci fa la top 10
delle nazioni che bevono di più in Africa. Al primo posto c'è la Nigeria. La Nigeria non è una nazione, voglio dire, del tutto fuori dai circuiti internazionali, eppure la maggior parte delle bevande sono other drinks, altre bevande, che sono le bevande fatte in casa, cioè sono quelle fermentate, sono quelle che magari noi nel nord Italia potremmo chiamare i distillati, ma non sono distillati perché sono fermentati per la nostra Europa, sono tossici nella maggior parte dei casi ed è alcol di cattivissima qualità che sul fegato hanno un impatto ancora maggiore rispetto a quello che potreste avere bevendo pari quantità qua in Italia o diciamo nelle varie parti della Ogogoro. Non l'ho mai assaggiato, qualcuno della Nigeria poi mi potrà dire di che cosa si tratta, ma si tratta sostanzialmente di bevande che vengono estratte dalla fermentazione praticamente dell'albero della palma con il succo o quant'altro. Uganda 12 litri pro capite, in Italia noi consumiamo in media 7 litri di alcol puro, guardate bene, quindi qua ne parliamo di 12, qualche anno fa noi ne avevamo 18, quindi abbiamo adottato delle strategie che ci hanno consentito di diminuire il consumo. Guaragi contiene il 42% di alcol, cioè una bevanda non alcolica ma super alcolica, e viene fatta in casa, viene prodotta appunto dalla gente, e la condivisione, la socialità è questa, la socializzazione è questa. Magari qui troverete i bicchieri quelli grandi, no? I cocktail, i mojito, le caipirinhe o quant'altro, lì da voi ci sta il pot centrale, si succhia con la cannuccia, c'è anche qui, e guardate bene, perché questa roba qui si diffonde non con questa bevanda che nessuno probabilmente berrebbe qui in Italia, ma con altre bevande che sono commerciali, che mescolano le varie bevande per dare un sapore diverso. Questa è la bevanda, non so se è nota a voi, però tutto sommato questo è quello che viene appunto prodotto anche nei villaggi, lì dove non c'è un supermercato, lì dove non c'è un posto dove approvvigionarsi. In Kenya 9 litri, siamo vicino ai 10 litri. Beh, qui c'è anche tanta birra, ma la Kenya è già una meta turistica, per cui è già inserita in un discorso di mercato un po' differente. I Masai però ancora usano questo, queste sono fotografie dell'anno scorso fatte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questa è una bevanda alcolica tratta dalla fermentazione del grano. Ovviamente ognuno fa quello che vuole, gli antichi egiziani usavano questo tipo di bevande, facevano la birra attraverso questo tipo di prodotti, però qualcosa può fare male, molti sono morti in Kenya proprio per aver consumato questo tipo di bevande alcoliche, e chiaramente le autorità governative sono intervenute per cercare di arginare questo tipo di fenomeno. Ruanda 9,10 litri, come potete vedere questo è un momento in cui si comincia a produrre una bevanda alcolica fermentata a base di banane. Questa roba qui anche in Sudafrica, Città del Capo, Johannesburg, una volta siamo stati chiamati a contrastare un fenomeno che era quello che nei villaggi intorno alle città principali riempivano di frutta matura i camioncini arrugginiti, li sotterravano e con il calore la frutta fermentava, e con quel liquido fermentato le popolazioni locali bevevano. Chiaramente non è un bere che qui nelle condizioni di sicurezza alimentare possono essere consentite. Guardate bene, c'è tanta gente che qui in Italia si distilla il vino o si distilla la grappa o fa il limoncello, però lo fa con alcol che non è tossico, lo fa con l'alcol commerciale, quello che va a comprare. Quindi l'infusione della frutta la possiamo fare anche noi, ne trovate tanto, però è fatta con un alcol che non è un alcol derivato dalla fermentazione in queste condizioni, ma è alcol buono, tra virgolette, e controllato. E così la Namibia, stesso tipo di discorso, il Burundi. Qua abbiamo praticamente 81% che non consuma le bevande commerciali, ma beve altro, di cui noi non sappiamo assolutamente di cosa si tratti. In Sudafrica, che è quella diciamo più avanti, e può essere diciamo un po' più costoso, però chiaramente perché abbiamo anche riferimento al diciamo brand di birre che sono già
all'interno di un discorso commerciale. Qui trovate già la pubblicità che spinge al consumo e quindi la disponibilità del Corite, del Gabon, piuttosto che il Botswana, dove la Tanzania, dove esistono chiaramente l'87% di quello che si beve deriva da altro, non deriva chiaramente da bevande commercializzate. E questa è la produzione di alcol in un villaggio nel Ghana. Come potete vedere sono insomma dei meccanismi di produzione un po' discutibili, almeno per gli standard ovviamente occidentali. Qui diciamo che chi beve si tratta un pochettino meglio. E queste sono le pubblicità che girano in Africa, ad esempio a Accra, in Ghana, voglio dire, sono delle cose molto simili a quelle nostre, e quindi significa che questa globalizzazione che sta prendendo piede riguarda anche fattori di rischio che incominciano ad avere un impatto anche sul continente africano. E guardate, l'Europa è il consumo medio pro capite più alto del mondo. Questi colori più scuri e questi più chiari significa che qui si beve poco o niente, come qui, mentre qui invece il problema è un pochettino più evidente. E quando voi vi spostate da un continente in cui effettivamente il consumo medio pro capite è basso e arrivate in Europa, beh, il problema noi ce lo poniamo noi per voi, chiaramente. Vi diciamo benvenuti, ma in ogni caso attenzione, perché ci sono dei fattori di rischio che probabilmente dalle parti qui non vengono considerati, invece qui sì, e richiedono una serie di garanzie soprattutto per voi. Anche perché, guardate, tutta questa roba qui è il classico mondo liquido del mondo occidentale, con rischi e leggi diversi. Guardate, voi state in Italia e quindi avete una serie di leggi e di regolamenti e anche di servizi sanitari, ma non è la stessa cosa essere in Italia, dove consumiamo di meno, rispetto invece ad altre nazioni, dove invece il consumo è più elevato. Per cui se voi poi vi sposterete dall'Italia verso le altre nazioni, sappiate che esistono altre condizioni. Se andate nella parte est dell'Europa, quindi dalla Germania e tutti i paesi dell'est, la probabilità di morire per una causa alcol-correlata è questa, e questa invece è la mortalità alcol-correlata qui, dove ci troviamo adesso. Il che significa che più vi spostate a nord e a est, più trovate il rischio alcol-correlato, più è probabile che vediate gente che beve o che vi possa invitare a farlo. Ogni anno nel mondo muoiono 3 milioni e 300 mila persone a causa dell'alcol. Sono cause di vari tipi, grandi categorie di patologie, malattie cardiovascolari, il cancro, gli incidenti stradali. Questi sono i morti in Italia tra i 15 e i 29 anni, quindi in età giovanile, e la causa di morte più frequente, d'altronde perché un giovane dovrebbe morire? Non ha malattie, non ha nulla se non a causa di un fattore, diciamo, incidentale, di un incidente stradale. E vedete che più di un quinto della popolazione di più di 15 anni registra almeno un'ubriacatura almeno una volta a settimana, 6% di tutti i morti, 60% delle malattie, 12% dei casi di cancro. Quindi parliamo di una sostanza che bisogna conoscere molto bene e soprattutto bisogna gestire adeguatamente, perché ci costa in Europa 160 miliardi, circa 2 miliardi e mezzo per l'Italia. E come potete vedere non è soltanto un problema di health, di salute, ma è un problema legato anche a problemi di criminalità, di incidenti alcol correlati alle cose delle persone. La criminalità agita sotto gli effetti dell'alcol molto spesso è una criminalità evitabile, perché magari uno beve troppo e si rende responsabile di azioni che non avrebbe fatto, danni alle cose, alle persone, prende una panchina, la scaramento su una vetrina, oppure acchiappo qualcuno e magari mi rendo violento nei suoi confronti. Non lo farei, o non l'avrei fatto, se fossi stato cosciente e se soprattutto non avessi bevuto. E quando ci chiediamo perché l'alcol fa male alla salute, beh, questo ve lo devo spiegare perché non so qual è il vostro background scolastico, però questo è quello che io spiego anche ai ragazzi delle scuole. Una volta che io bevo l'alcol, l'alcol diventa praticamente disponibile immediatamente, perché viene assorbito subito dallo stomaco, passa nella prima parte dell'intestino, arriva al fegato. Il fegato ha bisogno di distruggere l'alcol, perché l'alcol è un tossico, noi non abbiamo bisogno dell'alcol. Dà calorie, cioè sviluppa l'energia, ma non ci serve, non è un nutriente, non sono proteine, non sono carboidrati,
non sono appunto i grassi di cui l'organismo può avere bisogno per campare, per farci campare in una certa maniera, per vivere, ma chiaramente il fegato riesce a distruggere un bicchiere di bevanda alcolica ogni 2 o 3 ore. Cioè, se voi bevete un bicchiere dovete aspettare 2 ore affinché quel bicchiere venga completamente metabolizzato. Molta differenza fa il fatto di avere lo stomaco pieno o lo stomaco vuoto. Se avete lo stomaco pieno è bene, perché l'assorbimento dell'alcol viene rallentato e quindi è più bassa la probabilità che tutto l'alcol arrivi direttamente nel sangue, passi direttamente nel sangue. E quindi siete anche più tutelati rispetto agli effetti tossici dell'alcol. È chiaro che se voi al primo bicchiere ci aggiungete subito il secondo, quel secondo bicchiere circola così com'è, perché il fegato non ce l'ha fatto. Avete superato la macchina, la capacità della macchina. Ed è ovvio che sapere quanti grammi di alcol ci stanno, molti dicono vabbè, ma io bevo una birra che ha una gradazione bassa, 4 gradi e mezzo, piuttosto del vino che ce n'ha 12 e mezzo. E lo so, ma sono quantità diverse, perché qui abbiamo 125 millilitri, invece abbiamo 3 volte tanto. Per cui esiste un'equivalenza che dovete imparare a riconoscere, che un bicchiere, un boccale di birra che è grande da 330 ml a 4 gradi e mezzo, quindi una gradazione piuttosto bassa, è uguale a un bicchiere di vino che è più piccolo, però c'è una gradazione alcolica più alta, 3 volte tanto, contiene tutto 12 grammi di acqua. Quei 12 grammi poi ci mettete 2-3 ore per metabolizzarlo. E soprattutto non dovete superare i limiti che adesso vi mostrerò, perché questa si chiama unità alcolica, serve a far capire quanti se ne possono bere nel corso della giornata per evitare i problemi alcol correlati. Aumento le quantità, quindi aumento i bicchieri, aumenta il rischio chiaramente fino ad arrivare all'alcoldipendenza. C'è un basso rischio, c'è un consumo rischioso e c'è un consumo dannoso. Che significa? Significa che se io bevo quantità elevate di alcol in maniera regolare, espongo me stesso a un consumo che è rischioso per l'organismo. Se questa cosa la faccio in maniera ancora più importante, cioè bevo delle quantità ancora più elevate, che sono all'incirca corrispondenti a 4-5 bicchieri, allora sono sicuro di fare un danno all'organismo e quindi mi troverò con un problema al fegato o con un problema di carattere mentale o con un problema all'apparato digerente. E tutto questo chiaramente è abbastanza ben standardizzato, si parla di consumo a rischio, consumo dannoso e alcol dipendenza, ed è il medico che lo deve riconoscere, non è che lo riconoscete voi. Vi dico una cosa molto importante: chi è alcolista non lo riconoscerà mai, non chiederà mai aiuto, perché se voi gli dite ma tu bevi troppo, lui dirà no, e soprattutto vi dirà smetto quando voglio. Quando voi sentite smetto quando voglio, avete davanti a voi una persona che è diventata molto spesso dipendente dall'alcol. Riguarda anche il fumo, riguarda tutte le dipendenze in genere. E quindi noi medici facciamo delle domande, andiamo a vedere con che frequenza consumo, quanto consumo e se mi è capitato di ubriacarmi. Si danno dei punteggi: se il punteggio è superiore a 5 per gli uomini o superiore a 4, allora vi devo vedere io come medico. Dovete venire da me e dobbiamo fare un colloquio per cercare di capire se è un problema per voi oppure no. Questo si fa in autovalutazione, lo potete fare voi, potete rispondere voi, darvi il vostro punteggio e capire se avete un problema con l'alcol. Si chiama alcol, alcol use disorder identification test, e si usa in tutto il mondo. I giovani fino a 18 anni non metabolizzano l'alcol, per cui tutto l'alcol ingerito gira così com'è l'organismo e fa più danno. Gli anziani, dopo i 65 anni, perdono la capacità di metabolizzare l'alcol e ridiventano giovani solo per quello, però dovrebbero diminuire drasticamente i consumi a cui sono abituati. E poi l'alcol è tossico soprattutto al cervello, questa parte frontale e questa parte che è molto nobile, che si chiama ippocampo, che è una regione deputata all'apprendimento, quello che stiamo facendo oggi stiamo apprendendo, c'è una parte del cervello che si chiama ippocampo che vi sta consentendo di memorizzare. L'ippocampo è quello anche che serve per orientarci. Pensate, hanno fatto uno studio a New York sui guidatori di taxi,
Allora, i guidatori di taxi di New York rispetto a quelli di una città più piccola hanno un ippocampo molto più grande, perché devono ricordare molte più strade rispetto magari a quelli che si trovano in città dove strade non ce ne sono. Quindi c'è la memoria e la capacità di orientarsi, perché voi camminando memorizzate inconsciamente tutti i punti di riferimento. Se riuscite a ritornare in un posto è perché inconsciamente avete memorizzato tanti punti di riferimento, li potete mettere insieme e ritornate in quel posto perché avete memorizzato e sapete orientarvi. Si chiama orientamento visuspaziale, cioè vedo e riconosco lo spazio. E questo è quello che succede nel nostro apprendimento. E invece la parte frontale, che è questa, è quella che prende le decisioni, è quella che ci consente di fare una programmazione e anche ci fa percepire il rischio. Questa parte qua si sviluppa solo a 25 anni, prima no, prima non si è razionale, si diventa sapienti, sapiens, l'homo sapiens lo diventa solo a 25 anni. Quando noi vediamo il livello di consumo e la grandezza del cervello, il volume, vediamo che quelli che non bevono hanno un volume del cervello molto più ampio rispetto a chi invece fa un elevato consumo di acqua. Il che significa che l'alcol non favorisce lo sviluppo del cervello. Queste sono le aree di memoria. Se io mi metto a guardare una cosa e cerco di memorizzarla, tre carte, memorizzatele. Chi beve in maniera pesante, le aree della memoria non le usa, viene spento dall'alcol questa capacità, mentre chi non beve ha delle aree di memoria attiva. Il cervello è il nostro organo nobile. Se questa roba qui non funziona, chiaramente i problemi sono più seri. Questa è una SPECT, che praticamente è la ricostruzione tridimensionale di un cervello. Lo possiamo fare dappertutto per vedere come è fatto il cervello di una persona. Beh, noi abbiamo un cervello che diventa maturo, quindi grande e pieno di cellule nervose, solo quando arriviamo a 21 anni. Prima dei 21 anni noi non abbiamo questa maturità cerebrale, per cui io non mi posso rivolgere ad un bambino spiegando, come sto facendo con voi adulti, queste cose in questa maniera. Devo spiegarglielo in un'altra maniera. Gli devo raccontare la favola, gli devo cantare la canzoncina, gli devo far fare un disegno, perché si ragioni in maniera differente. Ragiona con questa parte del cervello, che è la parte laterale. Fino ai 12 anni si lavora con quella parte. Dai 12 ai 21 anni invece si sviluppa la corteccia prefrontale. Guardate, sviluppare significa che i neuroni che si trovano praticamente all'interno del cervello si moltiplicano, si ramificano e raggiungono la massima espansione che ci consente di essere adulti consapevoli e razionali. L'alcol in tutto questo fenomeno qui non fa bene. Tutto l'alcol praticamente che viene consumato tra i 12 e i 21 anni impedisce lo sviluppo psicofisico. Questa è la, diciamo, curva di vulnerabilità. A 25 anni c'è la massima vulnerabilità all'uso di sostanze, che è questa curva qui. A 25 anni si matura il cervello e praticamente tutto l'alcol che viene consumato tra i 12 e i 21 anni blocca lo sviluppo razionale. È il motivo per il quale molto spesso ci troviamo con degli adulti che hanno fatto uso di alcol e di sostanze e non hanno un comportamento adeguato. Rimangono adolescenti per tutta la vita, cristallizzati in questa modalità che è aggressiva, impulsiva, tipico di un ragazzo. Perché lui gli dice: ma sei un ragazzo, ma quando cresci? Sono persone che hanno fatto uso di alcol e di sostanze e si sono impedite lo sviluppo del cervello. E lo vediamo perché la memoria e la capacità cognitiva diminuisce sostanzialmente. È il motivo per il quale a livello europeo abbiamo delle strategie. Diciamo: attenzione, perché l'alcol è nocivo per lo sviluppo fino ai 25 anni, quindi non c'è da andarci molto appresso a queste cose. Bisogna saper dire ai minori che è sconsigliabile consumare l'alcol proprio perché l'alcol a loro non fa bene. Quando si consuma, questi sono gli effetti. Questo è il cervello normale, questo è il cervello praticamente che presenta dei buchi, cioè praticamente quelle cellule neuronali muoiono, non funzionano più. E abbiamo, al di là della difficoltà proprio della persona di memorizzare e di orientarsi, abbiamo questo effetto, un danno effettivo al cervello, perché l'alcol arriva sui neuroni, porta via
i grassi di membrana e il neurone muore. E questo soprattutto nei giovani che non hanno la capacità di distruggere l'alcol. Mentre da adulti siamo capaci di distruggere l'alcol e quindi l'alcol non circola così com'è, quando i ragazzi chiaramente arrivano ad un'età matura potranno farlo. E motivo per il quale li tuteliamo con le leggi. Questo è il cervello di una persona normale a 43 anni, questo è il cervello di un alcolista a 43 anni. Non c'è bisogno di essere medici o radiologi per vedere che qui il tessuto, il cervello, è poco, ne è rimasto poco. Quindi l'effetto dell'alcol sul cervello è importante. Se devo stare a spiegare ai ragazzi qualche cosa, gli dico che non è una passeggiata di salute, perché loro sono sicuramente molto più vulnerabili, non esistono quantità sicure, non bisogna consumare al di sotto dei 18 anni, ma noi sappiamo adesso fino a 25, perché agisce sul cervello, e ci sono tutta una serie di raccomandazioni, le troverete all'interno della borsa che vi ho dato, perché questo fa parte degli opuscoli che vi abbiamo distribuito. Ed è chiaro che un uomo non dovrebbe mai superare 2 bicchieri al giorno, quello è il limite che non bisogna mai superare, 2, non di più. Così come una donna che è molto più vulnerabile e più debole, ha una capacità di metabolizzare l'alcol che è la metà di quella dell'uomo. E quindi non più di uno, come gli anziani che, come vi ho detto, perdono la capacità di metabolizzare l'alcol. Le linee guida non sono uguali in tutta Europa, guardate bene, se questa è l'Italia e ha le linee guida che vi ho detto, in altre nazioni le linee guida di consumo sono differenti. Stiamo cercando di omogenizzarle tutto, di renderle omogenee, uguali in tutte le nazioni, proprio per cercare di esporre il meno possibile le persone a un rischio. In Italia noi abbiamo 8 milioni e mezzo di consumatori a rischio, sono tanti perché l'alcol è molto diffuso nella cultura, ci sono 36 milioni di consumatori, ci sono praticamente 3 milioni e mezzo di persone che si ubriacano in Italia e ci sono 710.000 persone che già hanno un danno d'organo, che è stato rilevato dal medico o un'alcol dipendenza, sono già dipendenti. Come potete vedere è un declino che stiamo cercando di favorire, una diminuzione con le politiche, con gli interventi di prevenzione, come quello che sto facendo io oggi con voi, andando nelle scuole, cercando di creare nuove generazioni più sane ovviamente. E anche per quanto riguarda l'intervento, come potete vedere c'è una certa resistenza perché stanno ricominciando a riaumentare questi fenomeni, il che significa che non siamo stati capaci di convincere le persone a cambiare strada, a modificare il proprio atteggiamento. E in effetti i ragazzi dicono, soprattutto i giovani, 1 su 2 le ha consumate in un esercizio le bevande alcoliche e 2 su 3 le ha acquistate nei negozi nonostante i divieti. Che significa? La legge esiste ed è la legge addirittura del 1932 che dice che praticamente non bisogna dare bevande alcoliche ai minori di anni 18 adesso in Italia. Non è controllata, non è così strettamente controllata come potrebbe essere magari in altre nazioni, per cui noi dobbiamo far rispettare la legalità. È un rispetto della legalità della quale siamo tenuti tutti, anche noi adulti, perché non dobbiamo fornire bevande alcoliche ai minori ovviamente. E questo credo che sia un problema un po' dappertutto, perché vendere bevande alcoliche ai minori, qui scrivono is wrong, è sbagliato, da noi non solo è sbagliato, ma è anche illegale. Per cui sono battaglie che in Africa si stanno facendo e che stanno andando avanti attraverso la creazione di nuove leggi che tutelino i bambini e gli adolescenti. Qui vi confronterete con questa realtà, la realtà delle happy hours, le ore felici. Allora, le ore felici che cosa sono? Voi pagate una piccola quantità di denaro, 10 euro, vi danno quanto alcol volete, sicuramente intossicante, vi fanno mangiare i finger foods che sono ricchi di colesterolo, vi fanno stare fuori perché dovete fumare, non fate attività fisica, in un'unica ora felice avete sommato tutti i fattori di rischio e avete anche pagato. Queste sono le ore felici e chiaramente bisogna rendersi consapevoli che quello che ti spingono a fare molto spesso può sembrare conveniente per loro, ma per noi e per la nostra salute probabilmente no. Per cui favorire scelte informate è il nostro scopo. Io non dirò mai a nessuno non bere perché questo può generare una reazione esattamente all'opposto, soprattutto con i più giovani.
Io fornisco solo queste informazioni, poi ciascuno è libero di fare quello che vuole, adottare il comportamento che vuole. Se girate per Roma, dalle 22 alle 7 è vietata la vendita per asporto. Se girate per Roma è vietato consumare in strada bevande alcoliche in contenitori di vetro. Se girate per Roma è vietato consumare bevande alcoliche da mezzanotte alle 7 in qualsiasi contenitore. E dalle 2 alle 7 è vietata proprio la somministrazione. Questa è una legge comunale. In Italia i sindaci, quelli che governano la città, hanno la facoltà di introdurre leggi diverse da quelle nazionali. Si chiamano ordinanze comunali, per cui se girate per Roma sappiate che queste norme sono attive in questo territorio. In altre città potreste trovare altre regole, però non potete girare con il vetro, non potete appunto avere in somministrazione, né potete esigere in orari diversi da questi le bevande alcoliche. Si chiamano vending hours, le ore di vendita. E chiaramente come Ministero della Salute, al quale contribuiamo con i nostri programmi, esiste un piano di prevenzione che prevede il rischio, il danno, le complicanze e le dipendenze. Ed è ovvio che su tutti, chiaramente, il primo è la prevenzione dell'incidentalità stradale. Cioè, se io devo fare una prevenzione, la prima cosa di cui mi devo tutelare è il pericolo immediato. Se voi, a fronte del fatto che vedete, andate incontro ad un evento, ad un fatto che può essere anche fatale, nel senso che può determinare la morte, o peggio ancora la disabilità, io su questo devo prevenire per prima. E infatti quando noi andiamo a vedere la prima causa di morte, che vi ho detto, tra i giovani, è proprio l'alcol alla guida. Molti dicono: io voglio essere libero di bere. La libertà del bere va interpretata alla luce e quindi soprattutto nell'ottica di evitare che altri possano essere vittime della mia libertà. Quindi devo rispettare anche la libertà degli altri, perché si può essere, ad esempio, nel momento sbagliato, nel giorno sbagliato, investiti da un autista ubriaco. La macchina brucia, però sopravvivo, non sono morto, purtroppo non sono morto, come è successo a questa ragazza, Jacqueline Saporito, che è diventata testimonial di se stessa praticamente. Dice sempre: guardate, fate attenzione, perché non tutti quelli che vengono investiti da un ubriaco muoiono. Io purtroppo sono sopravvissuta. Tutto quello che rimane di Jacqueline Saporito è tutto in questa fotografia. Non ha gambe, non ha braccia, questa è la faccia. Fine. Non è rimasto niente, ha fatto 65 interventi e dice: verificate sempre con chi andate. Non entrate mai in una macchina con chi ha bevuto, perché chiaramente se voi siete sobri dovreste essere voi a prendere le chiavi e buttargliele, perché evitate un problema a voi ma anche agli altri. E in effetti in Italia dal 2010 abbiamo inserito il divieto di consumo di bevande alcoliche al di sotto dei 21 anni, proprio per le ragioni che vi ho detto di incapacità di metabolizzare l'alcol. E intossica chiaramente l'alcol, uno incomincia a vedere doppio, e vorrei provare con voi qualche situazione. Uno di voi, per cortesia, può venire qui ad aiutarmi? Leva gli occhiali perché potrebbero darmi fastidio. Puoi metterli questi qui, lo sa? Grazie. Ecco, quello che lui è indossato, come li chiama? Mohamed, non avevo tutto. Allora, Mohamed mi aiuta adesso, scusami, girati. Ecco, Mohamed, questi occhiali simulano un'alcolemia di 0,5. Significa che se io mi metto alla guida, dopo aver bevuto due o tre bevande alcoliche, non è che sto fresco come una rosa, ma ho già un effetto. Mohamed, ti dispiace andare verso la porta? Là? Prova a camminare. Là. Guarda avanti, cammina normalmente. Vai. Vai. Ok? Vai, vai ancora. Girati e vieni verso di me adesso. Vieni. Vieni. Cammina normalmente. La mano. La mano mi devi dare. Ok? Chiaramente lui non si comporta normalmente così. Non si comporta perché? Perché chiaramente questi occhiali non fanno nient'altro che simulare la difficoltà che ha l'organismo nel cercare di vedere la profondità, di capire dove sto mettendo i piedi, lo spazio, e ho dei tempi di reazione assolutamente diciamo diversi rispetto a quelli che dovrei avere. Puoi venire un attimo tu, per favore? Aspetta, rimani con gli occhiali da fuori. Tu ti chiami? Eccoli qua. Questi sono tuoi. Oh, se si è proprio sfortunati, si può trovare una serata in cui i due si incontrano, no?
Prova a camminare verso di lui, vai, vai. Cammina, cammina rispedito normalmente, ok? Allora, provate a mettervi spalla dietro spalla, così. Fate tre passi, no, spalla e spalla, girate, una spalla contro la spalla. Ok, è come in un duello. Adesso fate tre passi, vi girate e vi rincontrate, vai, forza. Uno, due, tre, giratevi, rincontratevi adesso. Uno, due, tre, datevi la mano. Eccolo là. Ok. Allora, dite le vostre sensazioni. Raccontate le vostre sensazioni, che cosa vedete? Spiegalo con le parole tue. Io vedo qualcosa che non va. Che non va? Perché gli occhi gira. Ok. Ok, non ti senti sicuro? Sicuro, ecco. Considerate che giorno e non è notte, quindi di solito si beve di sera. Tu invece che cosa per te? Ok, quando ho portato questo chiari, sentito come qualcuno che aveva. Come uno che aveva. Infatti questo simula 0,5, questo simula 0,4 se non mi sbaglio, comunque la differenza, però questo dà più la visione a tunnel. Quando voi bevete, dopo un bicchiere di bevanda alcolica, una cosa importante, perdete la visione laterale, cominciate a perdere la visione laterale. Per cui se state alla guida di una macchina, di un motoveicolo, non vedete quello che viene da destra. Normalmente noi quando camminiamo, per chi ha la guida a destra, dobbiamo dare la precedenza a chi viene da destra. Quando io imbocco l'incrocio, quello che viene da destra non lo vedo. Molti ragazzini muoiono sul motorino proprio perché hanno imboccato l'incrocio e dicono ma io non l'ho visto, c'hanno ragione, non hanno avuto proprio la possibilità di vederlo. E più si consuma chiaramente e più aumenta la probabilità che questa visione diventi praticamente sempre più stretta fino a diventare a tunnel. Io vedo solo quello che c'è davanti, vedo doppio però, per cui non riesco a capire. Se ho un motorino davanti non vedo un faro, ne vedo due e ho l'impressione che stia magari o lontano o vicino, per cui non reagisco agli stimoli della strada, ed è il motivo per il quale ci sono gli incidenti. Aspettate un attimo, non vi muovete che mi devo fare un'altra cosa. Almeno ci divertiamo un pochettino. Mi potrebbe capitare, nel buio della notte, guidando, diciamo di verificare che ci sono, diciamo, delle persone con la divisa che mi fermano in mezzo alla strada. Questa cosa qui che vedete si chiama precursore. Cioè praticamente serve alle forze dell'ordine, quando funziona, serve a far vedere quanto alcol voi avete bevuto. Se questa luce qui diventa praticamente verde, allora voi potete passare così. Vengo invitato dalle forze dell'ordine a soffiare. Non devo metterci la bocca, eh? Questa roba qui non fa nient'altro che analizzare l'alcol e volatile. Se voi bevete fate, e alitate in faccia a qualcuno, la persona lo sente che avete bevuto, no? Questa è una cosa abbastanza normale. Ecco, era uscito il rosso, il verde, ma adesso è andato via. Ok, questo è il verde. Se esce verde state a posto. Se esce rosso, purtroppo, vi portano vicino a una macchina, vi mettono un tubo e vi dicono soffiate qui dentro. È verde perché non ho bevuto, chiaramente, è ovvio. Questo serve semplicemente a dirmi sì, no, hai bevuto o non hai bevuto. Se voglio sapere invece quando avete bevuto, un'altra cosa vi potrebbero fare, se siete fortunati e se la polizia ha a disposizione dei mezzi. C'è questa roba qui, che non è un test di gravidanza, ma si chiama drogometro. Qui dentro ci sono 5 tipi diversi di metaboliti delle sostanze illegali, quindi cocaina, cannabis e quant'altro, vi fanno mettere un po' di saliva qui sotto. Se questa viene positiva non è come l'alcol, con questo si va in galera, cioè voglio dire nel senso che è penale perché le droghe sono illegali, mentre l'alcol sono legali. E quando si fermano le persone perché vedono che c'è qualcosa che non va, oppure così casualmente, vi possono richiedere di fare il controllo. Fatelo sempre, perché non fare il controllo significa ammettere la propria colpevolezza per la legge italiana. Quindi è più facile che un avvocato magari possa giustificare
un rilievo elevato di alcolemia piuttosto che ammettere la propria colpevolezza quando magari non c'è. E in effetti c'è un altro apparecchio che dovrei avere qui che consente effettivamente di sapere anche, grazie, aspetta che forse lo trovo, non mi sono ubriacato stamattina, ce l'ho pure io da qualche parte. Comunque c'è un apparecchio, vi giuro, eccolo qui, questa è la borsa di Andrea, dove trovate di tutto, questi si vendono anche, vi possono anche far usare il palloncino, sapete, quelli che si soffia dentro e si vede se c'è dell'alcol. Questo invece è un alcolimetro, questo è vero, questo ti dice quanto alcol c'è. Se io adesso si tara ogni volta, sta facendo un countdown da 15 secondi, arriva a zero e mi dice quando posso soffiare. 4 3 2 1 0, soffio. Se non muoio prima, cosa che potrebbe essere, adesso sta misurando l'alcol espirato. Se sono fortunato, se non ho bevuto, esce zero. Se invece esce il whisky che mi sono fatto 5 minuti fa, allora ce l'ho una certa alcolemia. Ma normalmente 0.00, quando non avete bevuto. A che cosa serve questo? Serve per capire quanto vi devo far pagare. Serve per capire qual è la pena alla quale vi devo. Adesso lo mostro. Ridatemi gli occhiali, poi li provate se volete, li proverete tutti quanti. Questi ragazzi si divertono tanto. E siamo tutti ragazzi. Queste sono le tabelle dell'alcolemia. Sono queste, non so se ve le hanno messe, però ve le faccio vedere. Se voi entrate in un bar, c'è scritto. Per ciascuna singola bevanda alcolica, scusatemi, a quanto corrisponde? Va bene? Ok, l'abbiamo fatto. Vedete, se voi bevete una birra normale, non siete donne, dovete andare uomini intanto per cominciare. Una birra normale a 5 gradi, una birra normale, e questo è il peso corporeo, potete vedere che per arrivare chiaramente ad una quantità significativa in un bicchiere, se pesate poco, arrivate a 0,56 con una birra speciale a 8 gradi, una birra normale arriva a 0,35, quindi siccome siete adulti siete nei parametri. Ma se quelle birre erano 2, lì era 0,70, state già 8. È chiaro che se una persona pesa di più, arriva a 90 kg, questa birra non gli fa quasi niente, perché ha una capacità di diluizione, cioè più grassi si è e meno l'alcol è elevato nel sangue. Quindi la cosa più importante da notare è questa: 50, ad esempio 70 kg di peso, birra normale 0,28, se avessi avuto lo stomaco vuoto, pieno 0,16, mi ha dimezzato l'alcolemia, che significa che io devo consumare le bevande alcoliche quando lo faccio sempre a stomaco pieno, sempre e solo a stomaco pieno. E questo già è una cosa importante. Guardate, queste sono le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza. A seconda dell'alcolemia, lui mi diceva, ma quant'è l'alcol? Se io bevo un bicchiere di bevanda alcolica sto già 0,2, 2 sto già 0,4, 3 ho superato il limite di 0,5. Da 0,5 a 0,8 paghi dai 500 ai 2000 euro, hai una sospensione della patente da 3-6 mesi e se c'è la patente, noi abbiamo la patente a punti, per cui se sommi tanti punti vuol dire con la patente. È chiaro che se hai bevuto proprio tanto, posso arrivare ad arrestarti anche da 3 mesi o un anno e ti sequestrano anche la macchina, ti porto via la macchina. Queste sono leggi che variano da nazione a nazione. Qui stiamo in Italia e funziona così. In altre nazioni c'è l'ergastolo della patente, cioè vi levano la patente e non ve la danno più. Quindi se voi lavorate con la patente è importante, infatti la legge italiana dice è vietato guidare con bevendo a tutti i guidatori professionisti, i tassisti, i camionisti e quant'altro, per cui chiaramente ci sono delle professioni che bisogna, rispetto alle quali bisogna essere più tutelati. Accettare i controlli è quello che vi ho detto prima, questa è Britney Spears, è una cantante della Gran Bretagna, alla quale praticamente il marito ha fatto causa.
gli ha detto: guarda, tu tratti male i bambini, io non voglio che sia più la madre dei nostri figli. È andata un giorno dal coroner, dal giudice, per fare il controllo dell'alcol e delle droghe. Allora sappiate che il controllo dell'alcol e delle droghe si può fare anche sul capello. Io prendo i capelli vostri, ne bastano voi, e vedo se c'è uso di alcol, ma soprattutto di sostanze. La signora si è presentata completamente rasata dappertutto, non aveva neanche un pelo, completamente glabra. Mi sono state levate immediatamente i figli, perché è stata una missione di colpevolezza. Poi ha ripreso la paternità, la maternità e tutto quello che si vuole, però è stata una missione di consapevolezza, di consapevolezza, per cui se vi chiedono di fare un controllo, fatelo, perché avrete meno guai rispetto a non farlo. E soprattutto aspettate 2 ore per ogni bicchiere bevuto e per portare a zero l'alcolemia. Quindi per avere alcolemia zero nel sangue, aspettare almeno 2 ore per ogni bicchiere consumato. Questo vi può essere di aiuto. Quindi stomaco pieno e consumare poco. E i ragazzi delle scuole lo sanno, perché questo è quello che abbiamo fatto qui proprio in istituto, nell'alternanza scuola-lavoro, qua c'è Paola Di Castro, e hanno messo in relazione tutto quello che c'è da sapere da ragazzi: riduzione dei riflessi, ridotta percezione del rischio, compromissione della visione laterale, la confusione mentale e un'errata valutazione delle distanze. Loro dicono che la sicurezza non è un gioco. In effetti la sicurezza non è un gioco. Guardate, l'alcol è l'unico fattore di rischio lecito che espone immediatamente, nel caso in cui lo interpretate male, ad un rischio immediato, può essere la disabilità o la mortalità prematura, perché basta una serata, una qualsiasi, che ho sbagliato e mi metto magari alla guida o faccio qualche altra cosa, perché abbassa la percezione del rischio. Una volta che ho bevuto, abbassando la percezione del rischio, posso fare qualsiasi cosa, anche prendere delle droghe, prendere delle pasticche, fare dei comportamenti che mi espongono effettivamente a un maggior rischio. E poi, voglio dire, su questo mi soffermo poco, anche perché ci vogliono abitudini costanti. Questi sono tutti tumori che aumentano in funzione di quantità crescenti di consumo alcolico. L'alcol è un cancerogeno, è dimostrato, quindi l'alcol provoca il cancro. E chiaramente, se queste sono le evidenze, qui sono evidenziati gli organi bersagli. In alcune nazioni sulle bottiglie scrivono: attenzione, perché l'alcol può incrementare la probabilità di avere il cancro. Probabilmente da marzo sarà così anche in Europa, perché c'è una direttiva sul labeling che dovrebbe entrare in vigore in tutta Europa ben presto. La SIA dice l'alcol è cancerogeno, abbastanza banalmente, e c'è un codice europeo sul cancro che dice: se bevi, limita il consumo, non bere è la scelta migliore per la prevenzione del cancro. Informazioni vi sono state date, quindi ci sono anche degli effetti indesiderati. Io uso queste due signore per spiegare due effetti indesiderati che però sono abbastanza comuni. Può succedere nella vita di dover assumere dei farmaci, un antibiotico, un antidolorifico, oppure qualcosa per addormentarsi la sera, un ansiolitico. Sono tutte delle molecole, dei farmaci che noi prendiamo normalmente. C'ho dolore alla schiena, mi prendo qualche cosa, mi passa. Beh, Whitney Houston, che è una grande cantante, una sera soffriva di attacchi di panico, come quelli che potete vedere anche normalmente in situazioni di stress, di forte stress. Può succedere in qualsiasi contesto, e soprattutto anche nei contesti collettivi, guardate bene. Lei soffriva di attacchi di panico e prendeva dei farmaci, sono Valium e Xanax, che sono delle benzodiazepine, servono per farmi stare tranquillo. Ha avuto la bruttissima idea di consumare contestualmente insieme dell'alcol. È entrata in coma, però non è entrata in coma mentre stava in un posto qualsiasi, stava nella vasca da bagno con la testa rivolta verso l'alto. La prima cosa che succede, questo lo sapete, quando uno si ubriaca, lo stomaco cerca di buttare fuori l'alcol, quindi di vomitare l'alcol che c'aveva. Lei ha vomitato e il vomito è entrato nei polmoni ed è morta soffocata. Nessuno. Allora, quando vi succede ad esempio di avere a che fare con un ubriaco, non vi stendete mai per terra, soprattutto non usate mai l'alcol insieme ai farmaci, perché l'alcol e i farmaci sono un binomio pericolosissimo. Dovete conoscere bene, dovete chiedere al medico se potete, ma normalmente quando aprite la confezione c'è un fogliettino, c'è scritto: attenzione, sospendere il consumo di alcol, perché il fegato è uno, o metabolizza il farmaco o metabolizza l'alcol.
o l'uno o l'altro, per cui uno dei due avrà degli effetti negativi sull'organismo. E l'altra è questa, Amy Winehouse, è una cantante, diciamo, inglese, che negli ultimi 3 mesi di vita aveva deciso di disintossicarsi dall'uso di droghe e di alcol. Va nei Caraibi, nell'isola dei Caraibi, si disintossica, torna e una sera che non è controllata dagli amici compra 3 litri di vodka, 3 bottiglie di vodka. Beve la prima metà di bottiglia, entra in coma e muore. Perché? Perché l'organismo aveva dimenticato come si faceva a consumare queste quantità enormi di alcol. Per cui anche quelle quantità che lei era abituata a consumare prima, l'organismo non ce l'ha fatta. Qual è il messaggio da portare a casa? È che quando si smette di bere, soprattutto in queste condizioni, non bisogna mai ricominciare. E soprattutto non bisogna consumare quantità alle quali si era abituati prima, perché il problema può essere quello, appunto, come quello che è successo a 27 anni a Amy Winehouse. E qualunque sia la dipendenza che voi potete vedere o sperimentare su voi stessi e sugli altri, che sia la droga, che sia l'alcol, il fumo, il gioco d'azzardo, che è molto diffuso, oppure addirittura la dipendenza da internet, molto diffusa qui nel mondo occidentale, il meccanismo è sempre lo stesso, è sempre nella testa, è sempre nel cervello. È il cervello che praticamente viene praticamente stimolato dall'alcol a provare il piacere di cui vi ho detto prima. C'è una perdita di controllo, abbassa la percezione del rischio, provoca l'intossicazione. E il fenomeno è sempre quello della gratificazione. Più mi piace e più voglio provare quel piacere. E più ne bevo e più divento dipendente. Ed è difficilissimo, guardate, uscire dall'alcol-dipendenza è molto più difficile rispetto alla tossicodipendenza. Perché chi beve alcol e diventa dipendente si trova in una società dove l'alcol è dappertutto. Accendo la televisione e vedo la pubblicità. Vado dagli amici e c'è l'alcol. C'è il bar sotto casa e c'è l'alcol. La droga me la devo andare a trovare dallo spacciatore. Questo invece è difficilissimo uscire fuori, perché gli stimoli sono talmente forti che la persona non si sente supportata nel cambiamento. E in effetti esistono dei fenomeni anche molto strani. Quando aumenta la quantità di alcol, qui potete vedere i cambiamenti dell'umore, nausea, sonnolenza, alterazione dell'umore, rabbia, tristezza, stordimento, aggressività. Dipende dalla quantità di alcol. Io all'inizio posso essere euforico, perché piccole quantità mi rilassano. I giovani lo usano proprio per quello, perché si sentono meno timidi, interagiscono più facilmente tra di loro, riescono a guardarsi negli occhi, a dirsi le cose più belle del mondo, invece di mandarsi di sms come fanno normalmente, e disinibisce. Però c'è la differenza tra il consumo e l'uso. L'uso non è bene, l'uso è proprio perché io sto bevendo, perché voglio sentire quelle sensazioni, ed è proprio questo che ci fa vedere come qualcuno possa voler sperimentare l'effetto dell'altro su se stesso. Qualcuno ne senta la necessità per diventare protagonista. Ci sono quelli che fanno a gara, no? Il mago della situazione, che dice: io lo regolo, e incomincia a bere fino a quando non gli va bene. Oppure anche le ragazzine lo fanno, lo stile trasgressivo, fare a gara per qualcosa di assurdo, salire sul tetto di un treno e vedere chi riesce a stare sul treno, oppure bere e buttarsi dal terzo piano nella piscina dell'albergo in cui siamo stati tutti quanti. Sono tutte cose che succedono, sono successe anche in Italia. E questa è la modalità anestesizzante al divorzio. Si può bere perché si ha un disagio, perché si hanno dei problemi, perché ci si vuole dimenticare del contesto in cui si vive e delle difficoltà che viviamo. Allora, i problemi non sono sensibili assolutamente nella soluzione al bere, perché i problemi sanno nuotare, nel bicchiere sanno nuotare, la mattina dopo avere il doppio dei problemi, quindi uno non è che deve affogare i problemi nel bicchiere. Fate attenzione, perché è estremamente subdolo, e soprattutto nei contesti giovanili c'è anche questa tendenza a usare l'alcol con altre sostanze che sono delle droghe. E questo è tutto quello che trovate dalle nostre parti su Facebook. Sono delle cose tutto sommato che danno fastidio, perché essere messi su Facebook o sui social network in questa maniera viene la mancanza di rispetto per quella persona, si perde in dignità,
trovarsi vestito con il vestito questo qui in mezzo alla strada la mattina non è il massimo della soddisfazione. La Biancaneve, questo per me, siamo nel periodo, diciamo, delle maschere di carnevale, però, e questo è quello che, a cui si può essere soggetti quando poi purtroppo si dipende dagli altri. Quando si va in uno stato di incoscienza si dipende dagli altri, gli altri possono fare qualsiasi cosa, per cui se mi vede in un contesto anche collettivo e vi siete ubriacati, vi può succedere di tutto, dal furto alla violenza a qualsiasi altra cosa, perché gli altri possono disporre di voi. Quindi l'alcol induce debolezza, vi crea una debolezza. Freud diceva che è un veleno prezioso, perché mi fa perdere la razionalità e riesco a pensare senza tutti quei condizionamenti che normalmente invece abbiamo nella vita. E in effetti quello che vediamo noi oggi sui social network è qualcosa che, voglio dire, dalle vostre latitudini probabilmente sarebbe differente in Africa, però vi posso garantire che questa roba qui è globalizzata. Ci sono foto, filmati e quant'altro di persone che arrivano addirittura a distillarsi l'alcol negli occhi. Questo è successo a Roma, perché la gente pensa: qual è il posto più vicino al cervello che prova piacere per fare arrivare l'alcol? L'occhio. E certo, allora si mettono la vodka negli occhi e bruciano il nervo ottico, diventano ciechi, perché l'alcol scioglie i grassi. E questo è successo purtroppo a Roma. In più di qualche caso ci sono voluti mesi per levare questo tipo di fenomeno. Poi praticamente con la bottiglia si grattano la cornea, per cui arrivati al pronto soccorso hanno detto: mi dispiace ma lei è diventato cieco. Questi sono fenomeni, chiaramente, che devono essere contrastati intervenendo sugli stili di vita. E gli stili di vita vostri, chiaramente, possono essere differenti. Prima di tutto ingrassa, l'alcol ingrassa. Se uno beve, ingrassa, questo è poco ma è sicuro, fa aumentare di chili di peso. È stato dimostrato che se io sottraggo 2 bicchieri di bevanda alcolica al giorno, in un anno ho perso 9 chili. 9 chili di peso. Se uno vuole fare una dieta, la prima cosa che gli levano è l'alcol, perché l'alcol è assolutamente inutile. Quando io bevo un bicchiere di birra, sono consapevole di voler mangiare una fetta di torta? Oppure, quando consumo un bicchiere a pasto, a pranzo e a cena, 2 bicchieri, nulla, ero consapevole che avrei consumato circa 184 pacchetti di patatine fritte? Li volevo mangiare? No. Allora bisogna incrementare la consapevolezza di questo, anche perché chi beve alcol di solito è più attirato dai carboidrati. Si stimola una sostanza particolare che si chiama grelina, che è quella del senso della sazietà. Io posso mangiare quanto voglio, ma se ho questa grelina che non mi funziona, io non mi sento mai sazio, mangio, mangio, mangio. L'alcol stimola, interferisce con questa sostanza e mi fa mangiare di più, soprattutto carboidrati, quello che ingrassa. Quindi non bere significa anche ridurre l'introito di qualcosa che mi può far male. Troverete questi messaggi un po' dappertutto nel mondo occidentale: bevi responsabilmente, bevi non so dalle parti vostre, ma dalle parti nostre significa bevi, imperativo, categorico, non avete spazi. Quindi nella comunicazione è importante capire che bere è una responsabilità, non bevi responsabilmente. Responsabilmente non dice niente, lo dice a Obama quando i medici firmavano, no? Il presidente degli Stati Uniti dice: guarda che tu non devi bere, devi essere sobrio, perché in qualsiasi momento sei chiamato a prendere una decisione che è tua responsabilità, per tutta la collettività, anche per me che sto a Roma, perché se sei ubriaco devi prendere una decisione, no, quella è responsabilità. Noi tutte queste cose le scriviamo, le mettiamo negli opuscoli, nei libretti che troverete anche nelle borse che vi ho dato, le trovate su internet, trovate i filmati, trovate le interviste, tutto quello che vi pare. Organizziamo persino l'Alcohol Prevention Race. Quest'anno non so ancora la data, perché noi ogni anno qui in istituto organizziamo la giornata di prevenzione alcolologica. Anzi, se voi ci state e volete venire, ci farà piacere. Sarà il 18 aprile. Però prima del 18 aprile si copre. Organizzo l'Alcohol Prevention Race, dove 8.000 persone, voi siete runner per definizione, corrono sull'Appia Antica, proprio per cercare di sensibilizzare le persone
a fare qualcosa di alternativo per convincere i giovani che lo sport è meglio dell'altro. Quindi, da un punto di vista pratico, che cosa posso dirvi? Io oggi vi ho parlato in questa maniera per favorire l'empowerment, cioè per porvi al centro delle vostre scelte, per fare in maniera tale che voi, anche andando a parlare con quanti sono con voi, possano capire che l'unica risorsa di cui possiamo tutti quanti godere è noi stessi. Siamo noi la risorsa della nostra salute e chiaramente possiamo evitare il rischio di evitare il danno soltanto se ci comportiamo in una certa maniera. Non ci sono conclusioni, io vi dico buon senso. In tutte le situazioni bisogna usare il buon senso, bisogna essere intelligenti, bisogna farsi furbi, non rischiare e soprattutto vi dico, la vita richiede capacità di controllo di se stessi ogni momento, specialmente nelle vostre condizioni in cui vi confrontate con una società che non conoscete, dovete essere sempre al 100% delle vostre capacità, perché la società in cui viviamo non è una società che tutela, non tutela voi, non tutela noi, la società va per i fatti suoi, nella maggior parte dei casi. Non esistono, ripeto, leggi che ci tutelino 24 ore su 24, dobbiamo essere noi responsabili dei nostri comportamenti. Più i nostri comportamenti saranno ispirati alla legalità, saranno ispirati al rispetto delle norme e al rispetto di noi stessi attraverso questi comportamenti, più potremo vivere tutti quanti in questa casa comune che è il mondo. Vi ringrazio.